Signori, bentornati su Quei Due su Server Trash con No Man's Sky. Allora, nello scorso episodio abbiamo iniziato a saltellare qua e là per la galassia. E devo essere onesto, questo mio saltello non mi ha soddisfatto. Mi sono trovato in un pianeta brutto. Poi un solo pianeta, un sistema con un solo pianeta, e il pianeta era un po' una merda. Poi ho visitato altri sistemi e non erano così bellini. Vediamo sto pianeta, non mi ricordo se qui ci sono stato. Perché se no io non ci metto niente a fare un altro salto, Sto cercando un pianeta su cui costruire uno straccio di casetta, tutto qui. Straccio di casetta che mi servirà a far da base non scoperto, vedi? Questo pianeta è strano. Anzi, visto che l'antica rovina dovrebbe essere tecnicamente su sto pianeta. Atterriamo, già che vogliamo visitare sto pianeta, uniamo l'utile al dilettante. Come si dice? Ok. Pianeta Guel. Sarà un bel pianetino questo? Sarà un pianetino come quelli che piacciono a me? Chi lo fa? Chi lo fa? Oh. Magari non è un pianeta bellissimo. Però sembra particolare. È un eufemismo dire che il pianeta non è bellissimo, ragazzi, Il pianeta è proprio brutto, brutto, brutto come il culo. Poi dipende dal culo di chi. Io ho sempre usato sta affermazione, brutto come il culo, però non so da dove l'ho imparata. Cioè, dipende un po' dal culo. Se si parlasse, che ne so, del culo della Hunziker, della pubblicità di Roberta degli anni 90, staremmo sicuramente dicendo un'eresia, brutto come il culo. Però i ricordi di una tribù dei guerrieri vichinghi scomparsa da tempo scorrono dal simbolo di pietra, formando un'essenza spettrale che mi infonde saggezza. Il libro di Kirk parla dei viaggiatori. Ascenderanno emergendosi nel vuoto illimitato. I vichinghi non impediranno la loro ascesa e i viaggiatori prevarranno. Questo è il verbo di Kirk. Chiedo aiuto per comprendere la lingua. Cerco la conoscenza del passato. No, dai, lingua, perché di che non sappiamo un cazzo. E a questo punto abbiamo un'ignoranza congenita su quello che è il mondo dei Korvax. Però mi fa piacere che su questo pianeta ci sia dell'acqua. Un freddo della Madonna, freddissimo. Però allora, ste piante sono simpatiche, devo dire. Cazzo. Scoperte. Dove mi hai messo le informazioni sulle... Tempesta in arrivo. Beh, voglio visitare un attimo il mare prima di... Ok, se ci sono le sentinelle è perché qui ci sono cose buone. Ah. Oh, cazzo! Sì, perla vivente. Pesci. Allora, forse quelle perle sono ricche di roba.
Allora, voglio vedere da vicino sti pesci. Sono stronzissimi pesci. Però hanno le pinne strane, lunghe e particolarmente strane. Queste sono formazioni rocciose. Con dentro, non lo so, credo che siano pieni di pietre utili. Solfuro cristallino. Solfuro cristallino e solfuro cristallino. Vedete, queste sono piante che sono molto parzialmente frutto della proceduralità. Cioè, nel senso, hanno una loro coerenza notevole. Le loro forme, i loro colori. Ha fatto boom la pietra, raga. Ha fatto proprio boom e io ero lì. Ossigeno, ossigeno. Giuda tempesta, raga. Perché la sentinella ce l'ha con me? Ok. Tempesta conclusa. Non appena ho preso il manipolatore di terreno, eh. Che culo. Geode analizza. E questi invece 37.000 e 50. Non è proprio una cosa. Ah, pensavo di più la perla, salcazzi. Vabbè, comunque sia, sono 5.000 unità a perla. Vabbè, non vale la pena di mettersi a cercare perle. Assolutamente no, non vale la pena. Però, se mi capita, la prendo una perlina. Andiamo a ricaricare un po' i sistemi dell'exotuta, perché protezione rischi. Già. Sì. Vuole farmi costruire il potenziamento del laser minerario. In realtà mi potrei dedicare a questa cosa in questo gameplay. Potenziando il laser minerario potrei scavare meglio, cioè prendere più. Vediamo un po'. Multitool. Eccolo qui. Allora, nanotubi di carbonio 1, sigillo ermetico 1 e 2 circuiti elettronici. Sì, nanotubi di carbonio li posso fare al volo. Poi sigillo ermetico lo posso fare. Quindi posso già andare a installare questa tecnologia qui. E serve circuito elettronico. Va bene. Ma non è un grosso problema. Nelle stazioni spaziali li vendono sti schifi. Il pianeta è strano, non è sgradevole, però la temperatura è troppo bassa, ci sono le tempeste di merda, insomma non è proprio posto idilliaco, dai. Direi di tornare in orbita, e già che ci siamo, di fare un bel saltino. Stiamo procedendo verso il centro della galassia, raga.
L'Afjorn, l'Ill. Acqua. Prevalenza Gek. Facciamoci st'altro salto, va. Ti prego, fa che sia uno di quei pianeti con almeno... pianeti, uno di quei sistemi con almeno 3 o 4 pianeti. Così ce li possiamo girare in tutta allegria. Beh, partiamo molto bene. Cazzo. Merda. Raga. Pirati. Ancora neanche iniziamo, già cominciano a rompere le balle. E come al solito, infiliamoci nello sciame di asteroidi e seminiamoli. I pirati dovrebbero essere pilotati da una AI, che sono sicuro non sia troppo ferrata in queste situazioni. Ok. Zigzaghiamo qua dentro. Dai cazzo, ancora là dietro siete. Bastardi. Ah no, però sono stato io, ho sbattuto. Non solo loro che hanno sparato. Mettiamo qua un bel lanciarazzi, va. Questi non demordono, raga. Continuano a voler inseguire il mio carico. Però secondo me tra un po' ve la prenderete pure in saccoccia. Fuga possibile, vai! E cominciamo proprio da questo pianeta, chi? Sembrerebbe essere estremamente umido il pianeta. Obiettivo viaggio raggiunto. Di che obiettivo si tratta? Avanguardi. Ah, dopo 5 curvature tu dici ok, diventi un... oh. Ma è letteralmente coperto d'acqua, cioè... Vabbè, è come la Terra, c'è molta acqua, molta più acqua. Figo. Ok. Non guasterebbe avere un lembetto piccolino piccolino di terra. E questo? Davvero c'è... Mi ha seguito fin qua. Ok, una l'ho segata. E due. Raga, ho sgominato i pirati. Mi hanno inseguito fin sul pianeta. Che grandi spaccapalle. Non mi dispiace questo posto. Cioè, se riuscissi a trovare un fazzolettino di terra, piccino picciò, dove piantare la nave... Preso del carbonio. Ma io non capisco. Mi fa questo effetto perché guido contro il sole? O è l'umidità? Cioè, che cazzo è? Perché non ci vedo una sega su sto pianeta? Sì, lo so. In effetti non ha tutti i torti.
Ma c'è un bel po' di pianetoni qua. Uno, due, tre, quattro. Beh, abbiamo... Finalmente abbiamo di che esplorare. Ah, non era un pianeta, era la stazione. C'ero molto vicino, sembrava un pianeta, ok. Ci vendiamo un po' di cose, così siamo meno attaccabili. Mercante di rottami, arrivo fra... Mercantili alla deriva. Questa deve essere la novità di No Man's Sky, i mercantili dungeon alla deriva. Vabbè, adesso facciamo piano piano, facciamo tutto, raga. Ci facciamo un bel giretto nello spazio. Ok. Mercante di tecnologia. Perfetto. Lui volevo. Moduli di miglioramento. Moduli per guida. Potenziamento installabile. Ok. Come faccio ad installare iperguida? Cazzo, non posso più saltare. Come si fa a installare il potenziamento per l'iperguida? Allestimento astronave. Che è sta cosa? Miglior astronave. Vuoi aumentare la capienza? Sì! Gratuitamente la capienza con le unità miglioramento deposito. Migliora classe 10.000 naniti. Aumento la capienza 1.000.000 di unità. Ah, ok. Quindi posso tenere la mia nave. Modificatore aspetto. Ricalibra stile personale. Non me ne frega niente, non giocherò mai. Ah, potenziamento exotuta. 5.000 unità. Not bad. Non ci posso più tornare qui, immagino. Nomade. Sì, ok, c'hai ragione. Tu sei mercante di tecnologia. No, moduli di miglioramento no. Pensavo ce ne fossero due, e infatti sono due. Pure questo è un mercante di tecnologia. Armi, non mi interessano. Strano, raga. Cioè, io sono il tipo che impazzisce per le armi nei giochi, ma... Mercante di rottami. Cosa vende? I patetici mercantili scompaiono, i deboli sciacalli ne spolpano i relitti come rapaci. Gli onorevoli guerrieri viking non si abbasserebbero mai a recuperarli. Se l'intruso è interessato, però, il viking potrebbe avere delle informazioni. Me ne vado. È roba avanzata, raga. Non saprei neanche cosa farmene ora dei rottami. Immagino che io debba andare dall'altro lato, però. Ho come questa sensazione. Pieno di cose sto gioco. Veramente pieno zeppo di cose fattibili. Allora, innanzitutto vendiamo
solfuro cristallino, vendiamo la perla vivente, vendiamo platino e ci sta. E adesso acquistiamo però. Eccolo. 137. Tu sei un gran bastardo. Multitool. Laser minerario avanzato, ok. Potenziale di danno aumentato, raggio scanner 200. Obiettivo completato, bene. Emissario. Cartografo. No, 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 per il momento buono così. Ho potenziato il mio... Rilevata opportunità di esplorazione, stazione spaziale, mercato... Vabbè dai, facciamola, dai. Se il gioco ci punta vuol dire che è una cosa interessante. Oppure magari è una meccanica nuova che vogliono farci provare a tutti i costi. Va bene, prendiamo informazioni. Vabbè, voi siete troppo orgogliosi per prendere i relitti. 5 milioni? Ma te sei scemo. Te sei 5 milioni poi... Per cosa? Per cosa? Cosa ci guadagno i 5 milioni? Sei pazzo. Allora. Pianeta sconosciuto non scoperto. Ma questo è il pianeta dove sono stato prima. È quello pieno d'acqua. Perché dice non scoperto? Forse perché non ci sono atterrato? Probabile. Pepita d'oro, bene, così i pirati tutti su di me vanno. Aspettate, nell'astronave c'è un sacco di monnezza. Ok. Li abbiamo. Andiamo su questo pianeta. È piccolo, ma potrebbe essere promettente. Bulbo stellare, rame, paraffinio, ferrite magnetizzata, attività sentinelle elevata. Significa che c'è un botto di roba buona. Come funziona la zona base in un posto pieno di sentinelle? Propulsore di lancio. Come si faceva? Di idrogeno e placca metallica. Non è un problema. Perfetto. Il oh. Ma allora tutti i pianeti sono così tanto ricchi d'acqua? Non uno e due, tutti. Beh, c'era scritto lì acqua, però non mi aspettavo fino a sto punto. Scusami, ma dove stanno tutte le cose che hai detto prima? Bulbo stellare... Cioè, nel senso, qui è tutta acqua.
È solo acqua. Non c'è un Kaiser di nulla. Pianeta vagamente terrestroide, ma vagamente proprio, in cui l'esplorazione la vedo abbastanza difficile. Forse questo è un lembo di terra un po' più grandicello. Potremmo provare ad atterrare qui, giusto per il gusto di farci un giretto. Figo. Allora, l'erba è molto bellina. Non è brutto il pianeta. Tutto fuorché brutto. Anzi, è simpatico. Di idrogeno ce n'ho quanto ne voglio. Dati recuperati. Ok. Scansioniamo. Che è sta merda? Minerale. La solita pianta nociva che rompe le scatole quando ti avvicini. È piena di sti schifi la zona, Penso ci sia poca fauna qui. Anche se con tutta quest'acqua è pure abbastanza strano che ce ne sia poca di fauna. Ok. Sì. Ferrite pura. Ah, ferrite pura la posso sventrare con il coso. Sì. Mi sa che prima di potenziare il raggio io la ferrite pura non la potevo prendere. Beh, gli alberi sono alberi. Però qui si può andare in giro, non ci sono problemi. Non fa freddo, non è radioattivo. È abbastanza simpatico il pianeta, eh? Sodio. Ok. Un po' noiosetto, nel senso che puoi anche camminare molto, ma comunque arrivi all'acqua, poi devi prendere per forza la nave. Cioè ci sono un po' di cose bruttine. Ora sta facendo giorno, vediamo com'è alla luce del sole il pianeta. Dai, è assolutamente non male. Assolutamente non male. E questo è uno dei migliori pianeti che abbia trovato finora, eh? Uno dei migliori in assoluto. Sono curioso di farmi un giro sott'acqua e vedere com'è il fondale.
Ci sono un sacco di sentinelle, perlomeno mi segnalavano un sacco di sentinelle. Il che significa che potrei trovarci anche cose abbastanza rare in acqua. Ah. Dia da in consuper trafra, le avrò tutte prima o poi. C'è un po' di roba sottoterra. Sacca ronzante. Che cazzo è una sacca ronzante? Ancora? Beh, 81 unità. Mi ci sto avvicinando. 67. Wow. No, beh, raga, figo. Sale, citofosfato. Sale. Forse il sale si trova unicamente sott'acqua. Non vedo perché no, voglio dire. Però... fighissimo che si possano trovare caverne come questa, eh. Qui non ancora si è texturizzato nulla. Ok, adesso sì. Sacca ronzante. Oh, perla di albume, aspetta, aspetta. Ho trovato delle cose. 30, ammazza. Vale però. Facciamo spazio. Polvere di silicato non me ne frega un cazzo. Perla di albume, vediamo un po'. 9025 unità. Come a dire che adesso ho 20.000 unità. Come adesso che adesso ho 30.000, 40.000, 50.000 e 60.000. Ok, sta sacca ronzante. Oh cazzo. Sacca ronzante, ragazzi. E ce ne sono anche sott'acqua. Ce ne sono anche sott'acqua, a quanto pare. Eccola! Bene. Mo' bisogna vedere se una volta che vado in superficie le maledettissime sentinelle non mi cagano il cazzo per aver preso queste cose.
Perla di albume, 45.000 più 18.000. Senza dubbio ci si guadagna un po'. No, dov'è il mio buco? Ho scavato un buco nel soffitto. Ok. Ero pure relativamente vicino alla nave. Fai abbastanza schifo. Carichiamo tutto, vai. 205 naniti. Mi piacerebbe farmi un giretto qui sulla terraferma per vedere se ci sono magari delle stazioni dove commerciare, fare qualcosa, però davvero c'è pochissima terra, è quasi tutta acqua. Certo che se ci sono le perline Salcazzi e ce ne sono in quantità. Vedete com'è? Cioè, in realtà è come se ci fossero due biomi su sto pianeta. C'è la parte tutta acqua e c'è la parte un po' e un po'. Questi credo che siano abbozzi di fiume. Potrebbero essere fiumi in effetti. Che figo, raga. Questo è un bel pianetozzo. Questo è carino per metterci una base, eh. Però io direi di non fermarci a una prima esplorazione. Vediamo un po' che cosa abbiamo. L'obiettivo della missione è un altro sistema nello spazio. Non ci penso proprio. Allora, questo qua sotto penso sia quello enorme su cui non sono atterrato. Quello con pochissima terra. Ok, sì, no. Guarda che palle che non mi fa andare dove voglio. Sì, quello lì con l'anello. Quello con l'anello potrebbe essere utile. Elevato oggetto di interesse. Ma questo che cazzo è? Ma si è buggato qualcosa? Voglio sperare. Rilevato oggetto di interesse poi. Quella nave incorporea doveva essere un oggetto di interesse? Non so, ragazzi, io sono abbastanza scosso da tutta la sequenza di novità che mi presenta No Man's Sky. Inoha 99 Y3.
Oh, il pianeta di merda, eccolo qua. Beh, credo di avere poca scelta, in effetti. Su sto sistema o è tutta acqua o è tutto fango. Però aspettate che forse non è così tragica come sembrava. Man mano che mi avvicino al pianeta... almeno ci sono tipo delle piante. Tipo. No, fa immancabilmente schifo. Proprio cagare fortissimo. Cagare con la rincorsa al pianeta. Oh, eccoci, eccoci. Finalmente ho trovato un insediamento. Così ottengo due risultati. Uno, andiamo a vedere se c'è modo di acquistare qualcosa. E due, non spreco carburante di lancio. Ehi, Viking. Sì, sì, lo so. Siamo intruso, siamo essere Viking. Chiede che io sia un... Esercita le abilità linguistiche. Ricordo alcune parole Viking che ho imparato, spero che facciano colpo. Viking, dico io. L'espressione burbera esploratore muta in un'emozione più profonda. Sussurra un'altra parola nella sua lingua come offrirla in cambio della mia. Me ne vado. E ho imparato la parola guerriero. Caporale. Il tuo servitore Gek mi ha avvertito del tuo arrivo. Quale servitore? È un onore incontrare qualcuno la cui sete di sangue supera perfino la mia. Uccideremo insieme per la gloria di Hirk e dei nostri antenati. Inizia una grande caccia alle sentinelle. Vieni, inaliamo insieme il Grahagra. Qualcosa del Viking ne suggerisce l'età avanzata, tuttavia non è sua pelle né il suo aspetto a farlo. Questi esseri sono troppo singolari perché possa capirlo da certi elementi. Piuttosto è visibile dal modo in cui si muove e parla. Non si cura delle apparenze. Quando mi sorride e mi dice che è un onore incontrarmi, credo nella sua sincerità. Ma com'è? Adesso lo capisco, il Viking, io. Caporale mi promette di venire sul mio pianeta per usare il mio terminale armi. Ho forse ricevuto informazioni errate. Beh, intruso, fammi sapere se cambi idea. Sì, perché io non ho un terminale armi sul mio pianeta. Tutto qua. Quello è il mio problema. Vendiamo, dai. Vendiamo, vendiamo. Perla di albume. Sale. Citofosfato. E... Ok. Allora, nel mio inventario ho un po' di spazio. Che cosa dovevo costruirmi io? Una cellula di curvatura. Perfetto, questa la spostiamo nell'astronave. Che non c'è spazio, vero? Perché nell'astronave sto pieno. Ah no, è fuori portata semplicemente. Ma ne possiamo creare un'altra di cellula di curvatura per caso? Chiedo per un amico. Metallo cromatico, no. Cazzo. Non fa niente, non fa niente. Però almeno possiamo andarcene da sto sistema de merda. Ricarichiamoli per guida. Tecnologia ricaricata. Tecnologia ricaricata. Tecnologia ricaricata. Ricarichiamo tutto. Ciao pianeta di merda, me ne vado, faccio l'ultimo salto della giornata perché non c'ho proprio voglia di stare in un posto brutto. Ho trovato soltanto un pianeta carino finora, uno. Beh?
Non ho più posti dove andare. Esplorazione libera. Adesso posso andare dove cavolo mi pare, giusto? Motore all'indio necessario. Come motore all'indio necessario? Di che cazzo stiamo parlando? Perché? Ma che è sta novità? Io una volta andavo dove cazzo mi pareva. Percorso selezionato, centro della galassia. Ok. Questo è tutto il percorso che ho fatto fino ad ora? Sì. Curviamo. Non l'ho capita sta cosa, non mi facevo andare da nessuna parte prima. Due pianeti, una luna. Allora, questo è un pianeta, ed è un pianeta schifosamente deserto e solitario, ovviamente. Dietro questo pianeta ce ne sono altri. Quindi andiamogli alle spalle, che magari la sua luna è meno orribile. Pianeta sconosciuto, non scoperto. E lì ce n'è un terzo. Subito dopo l'anello. Attraversiamo l'anello. Ok. Ok, questo è giallino, simpatico, senza dubbio. Io punterei a questo. Per primo voglio visitare questo pianeta, che sembra essere il più lontano o semplicemente molto piccolo. Radice gamma, rame attivato, uranio, sodio. Credo che sia un pianeta fottutamente radioattivo e schifoso. Ma va. Merda. È visibile fin da qui lo schifo che fa. Visibile fin da qui. Però non pensavo facesse così schifo. Fa proprio schifo con la motopompa, raga. Terribile. No, no, è tremendo. Che pianeta de merda. Cioè, per carità, è pure caratteristico, tra tutti i pianeti di merda che ho trovato, è sicuramente quello più interessante, almeno non so che di fantascientifico. Però davvero si trovano veramente pochi pianeti con dei dislivelli, delle montagne serie, delle formazioni particolari. Cioè, bene o male, sono quasi tutti composti di pianure sterminate e insensate. Beh, c'è. Comunque sia, c'è una tonnellata di materiali, eh. Cioè, su questo nulla da dire, raga. Cioè, si può veramente prendere di tutto qui. Queste sono forme di vita. Piante. È un pianeta estremamente radioattivo, non pochito pochito, estremamente radioattivo.
Alcuni di voi mi hanno consigliato di tenere le cose che stacco dai contenitori quando li apro. Raga, io c'ho pochi slot nella tuta. Se mi metto a tenermi anche la monnezza. Voi che avete la tuta allargata, tutto il resto lo potete fare. Io sta roba non la posso. Anche perché dovrei tecnicamente anche raffinarli questi materiali per produrre qualcosa di utile. Queste costruzioni mi sa che erano legate alla missione principale. Alla main quest, chiamiamola così. Olo terminale attivato, traffico di rete ridotto. Non ci sono trasmissioni in arrivo sull'olo terminale. Sono disponibili le registrazioni delle precedenti comunicazioni. Amici, tu, Opav. Nulla di fatto, raga. Purtroppo la situazione non è troppo rosea qui, eh. Cioè, qui si muore. Si muore male. Oh. Che casino sembra di stare in mezzo a un cantiere. Salviamo la mappa, salviamo qui. Questo posto fa schifo, fa veramente cagare, ma magari la prossima volta gli diamo un'occhiata un po' più da vicino, perché davvero è orrendo il posto, orrendo. Però non so come è fascinoso, con tutti questi suoi funghi pericolosi, queste sue muffe, queste condizioni atmosferiche orrende. Ha il suo fascino, indubbiamente, e mi sembra ricchissimo di sostanze. Vabbè, solito uccello sorcio, uccello porco di No Man's Sky. Va bene, ci vediamo al prossimo episodio, in questo pianeta devastante, veramente brutto brutto. Lì abbiamo anche un relitto che potremmo tecnicamente esplorare. Serve veramente a molto questo, eh. Alla prossima!